dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Sia lodato Gesù Cristo. L'immagine che il Vangelo ci pone dinanzi quest'oggi è questa bella immagine della vite e dei tralci e di conseguenza della fruttificazione di questa pianta così importante per noi, per il mondo, anche perché la vite produce l'uva dalla quale noi abbiamo il vino con il quale possiamo celebrare la Santa Messa. Non si potrebbe, pensate, celebrare la Messa senza il vino. A questo proposito c'è questa immagine molto bella che ci porta un grande, il cardinale Vantuan, che è rimasto per molti anni nelle carceri comuniste e ci racconta come celebrava la Santa Messa facendosi portare un po' di chicchi d'uva, dicendo appunto che aveva bisogno di quest'uva per vari motivi, e celebrava la Santa Messa nella sua cella e sul palmo della mano schiacciava questi pochi grani d'uva, chicchi d'uva, e lì celebrava la messa, e i cattolici che erano in quella prigione con un segno particolare sulle sbarre sapevano che in quel momento, in quella determinata cella, il cardinale celebrava la Santa Messa, e loro si inginocchiavano e attendevano con passione, devozione e amore questo momento così importante. La vite ha un significato molto importante soprattutto nel contesto del Mediterraneo dove vive Gesù, ma al di là dell'immagine noi guardiamo al significato profondo che ci pone dinanzi il Signore: una vite che deve essere potata, una vite che produce frutto, una vite che, se i tralci rimangono attaccati appunto alla pianta, porta molto frutto. È l'immagine nostra, è l'immagine dell'uomo che, se rimane con il Signore, porta frutto, altrimenti è un tralcio rinsecchito, è un tralcio che non porta nessun frutto. E che cosa sono i frutti della nostra vita? Se analizziamo con attenzione, la tradizione cattolica ci pone dinanzi i cosiddetti 12 frutti dei doni dello Spirito Santo, che secondo appunto Galati 5 sono bontà, mitezza, amore, pace, gioia e avanti di questo passo. 12 frutti, ma potrebbero essere tanti altri. Se noi li analizzassimo uno per uno, questi frutti dello Spirito Santo, che derivano dai doni dello Spirito Santo, non sono altro che la vita in Cristo. I primi tre, ad esempio, amore, pace, gioia. Chi è che non desidera l'amore? Chi è che non desidera la pace? Chi è che non desidera la gioia, la bontà, la pazienza, eccetera? Sarebbe semplicissimo fare un piccolo, brevissimo esame di coscienza per vedere se nella nostra vita questi frutti vi sono. Ma io sono amorevole? Sono un uomo di pace?
Sono un uomo che vive profondamente la gioia del cuore. E avanti, sciolinando dinanzi tutti questi frutti, comprendendo che cosa mi manca. Se siamo attaccati, e attaccati cosa vuol dire? Innanzitutto il primo punto è la preghiera. Quando all'uomo manca la preghiera, immediatamente manca quella linfa vitale che dalle radici sale sulla pianta per poter arrivare fino al tralcio affinché questo possa fruttificare. La linfa è la preghiera, ma quale preghiera? Quanta preghiera? Come pregare? Gesù ci insegna nel Vangelo che dobbiamo pregare sempre, incessantemente, senza stancarci. A volte quando andiamo alla confessione, che diciamo semplicemente un peccato molto comune tra di noi, e qual è? Ho pregato poco. E cosa vuol dire pregare poco? Qual è la quantità del pregare tanto o del pregare molto? Un'ora? Due ore? Mezz'ora? Una preghiera fugace al mattino, una preghiera fugace alla sera, qualche volta magari passando dinanzi ad una chiesa a ricordarsi che dobbiamo anche pregare o cose simili, oppure per i più bravi il Santo Rosario quotidiano o il breviario, chissà quale altre belle preghiere possiamo dire. Ma facendo questo abbiamo pregato abbastanza? Gesù ci dice: pregate sempre. Ma come si fa a pregare sempre quando abbiamo molte cose da fare, molte cose da pensare, soprattutto per coloro che lavorano intellettualmente, che hanno questo lavoro, l'impegno della mente? È difficile mettere insieme la preghiera con un impegno intellettuale, profondo, serio. Ma per pregare non è che sia sufficiente dire delle parole, è l'atteggiamento profondo del cuore. Possiamo pregare in tantissimi modi. Certo, c'è la preghiera vocale, c'è la preghiera con cui noi possiamo parlare, dire tante belle preghiere, tante belle cose, ma ci sono anche tanti tipi di preghiera. C'è la preghiera contemplativa, c'è la preghiera dell'offerta del lavoro, c'è la preghiera di... In tutti i modi possibili e immaginabili noi possiamo continuare a pregare tutto il santo giorno. Si racconta ad esempio di quel monaco ortodosso, almeno così ci raccontano le cronache, che pregava dalla mattina alla sera recitando un solo Padre Nostro, ma un Padre Nostro talmente dilatato nel tempo che ogni parola aveva un suo tempo così importante. Padre, e lo meditava magari per un'ora, Nostro per un'altra ora, e avanti così fino al termine della giornata. Pregare vuol dire rimanere attaccati a Cristo. Ma la preghiera non è un dovere. Forse noi abbiamo ridotto la preghiera come a una sorta di un qualcosa da fare, perché, come dire, Dio ha bisogno. Ma Dio non ha bisogno della nostra preghiera. Siamo noi che abbiamo bisogno di Dio. E come possiamo unirci, come possiamo unirci a comprendere quella che noi diciamo nella petizione del Padre Nostro: sia fatta la tua volontà? Come possiamo comprendere la volontà di Dio nella nostra vita, nella volontà di Dio in questo mondo, se non creiamo una intimità con Lui, se non creiamo un'amicizia con Lui? L'amicizia che cosa fa? L'amicizia ci fa conoscere sempre di più quella persona, in modo che conosciamo tutto di quella persona. L'amicizia in Dio è proprio questa, è conoscere Dio fino in fondo, perché così, conoscendolo, si crea questa empatia, chiamiamola così, e in modo che conosco la volontà di Dio, conosco la volontà di Dio su di me. Certo, noi non conosceremo mai Dio fino in fondo, indubbiamente, ma conosceremo ciò che ci è necessario per compiere la sua volontà.
Ecco allora che arrivano immediatamente i frutti. Molte persone si sono meravigliate ancora oggi perché, ad esempio, uno fra tanti, magari quello più vicino a noi, Padre Pio da Pietralcina, era ricolmo di doni carismatici. Aveva la ieroniosi, aveva la scutatium cordium, aveva la bilocazione, aveva tantissimi doni, tantissimi straordinari, uno più grande dell'altro, era taumaturgo, eccetera. Perché Padre Pio aveva tutti questi doni? Certo, perché Dio gliel'aveva concessi, indubbiamente, ma nella semplicità di coloro che sono talmente amici di Dio che queste cose qui diventano quasi naturali. Naturali nel senso non della natura, ma nel senso del vivere normalmente queste cose. A tal punto che quando era ancora piccolo, giovanissimo, Padre Pio si meravigliava che nessuno vedeva la Madonna e pensava che tutti vedessero, avessero queste apparizioni di Maria Santissima. Gesù dice nel Vangelo, quando qualcuno si era meravigliato perché aveva compiuto cose straordinarie, e disse: voi vi meravigliate per questo, ma guardate che chi crede in me farà delle cose ben più grandi di quelle che ho fatto io. Pensate che roba straordinaria. Pensate che cosa vuol dire rimanere uniti a Cristo. Non per manifestare chissà quali poteri straordinari, ma per dire quanto noi portiamo il frutto, tanto più noi siamo uniti a Lui. E noi potremo essere uniti a Lui in tanti modi, in maniera particolare la prima, abbiamo visto la preghiera, ma ancora prima della preghiera c'è la sacramentalità. Sacramentalità, i sacramenti, il battesimo, la cresima, la messa, la santa comunione che noi riceviamo, è come ricevere la linfa stessa di Cristo che viene in noi per trasformarci in Lui, per portare frutto nella nostra vita. La santa comunione è il mistero più grande che il Signore ci ha lasciato. Ecco, quando noi celebriamo la santa messa, nel modo in cui noi possiamo veramente riconoscere che cosa vuol dire non solo stare vicini a Lui, ma addirittura nutrirsi di Lui, vivere di Lui. Questo straordinario amore di Dio che ha voluto addirittura non solo dirci che Lui ci ama, non solo dirci che ci sarà una vita eterna e tutte queste cose straordinarie, ma dirci che noi possiamo essere trasformati in Lui, cristificati in Lui attraverso l'Eucaristia, attraverso la Santa Messa. La sacramentalità è la via ordinaria della salvezza. Poi il Signore può usare tantissimi altri modi, le vie straordinarie della salvezza sono infinite, tante quanto sono infinite le vie di Dio, ma i sacramenti, la sacramentalità è la via ordinaria della salvezza. E allora porteremo frutto, quel frutto vero, quando noi veramente possiamo dire: Signore, ho vissuto una vita, un'esistenza in cui l'elemento della presenza tua è ciò che fa bella la vita, è ciò che fa grande la nostra esistenza. Altrimenti saremo sterili. Parlavo qualche tempo fa con un medico, eccetera, e mi diceva che la cosa più atroce, soprattutto in quei reparti dove ci sono gli anziani, e non solo purtroppo, che sono agli ultimi momenti della vita, la maggior parte ha tanti rimorsi per ciò che non ha fatto nell'esistenza. Se tornassi indietro farei così, se tornassi indietro farei colà, se tornassi indietro non mi arrabbierei con quello e chiederei perdono all'altro, farei dell'altro. Quanti rimorsi.
Perché? Perché ci si vede dinanzi alla morte, ci si vede dinanzi all'ineluttabilità di quella che è l'impossibilità di fare quello che in quel momento poi diventa una visione diversa della nostra esistenza. San Filippo Neri diceva ai suoi giovani 500 anni or sono: beati voi giovani che avete ancora tempo di fare del bene. Lo diceva lui che era ormai anziano, una frase bellissima, quasi sapienziale. Padre Pio, a San Filippo piacevano molto i padri del deserto. Beati voi che avete ancora tempo di fare del bene, diceva ai suoi giovani. San Filippo lo dice anche a noi oggi: se vogliamo portare frutto, abbiamo ancora tempo. Abbiamo tempo di rimanere attaccati a Cristo, attaccati a ciò che Cristo ci ha detto, attaccati ai sacramenti, attaccati alla preghiera, in modo che la linfa vitale dello Spirito Santo possa entrare in noi, donarci i suoi doni e produrre i suoi frutti. Non rimandiamo continuamente questo aspetto. Sant'Agostino, e concludo, ha un'immagine molto bella, l'immagine del corvo. Agostino dice: non dobbiamo fare come i corvi. Come fanno i corvi? I corvi hanno un verso un po' particolare. Cra, cra, cra fanno i corvi, una cosa del genere. Cra, cra, cra. Cras vuol dire domani. E allora Sant'Agostino dice: non fate come i corvi. Cras, cras, cras. Domani, domani, domani. Ma vivere nell'oggi, attaccati a Cristo per vivere nello Spirito. Allora sì, come ci diceva San Filippo Neri, beati noi che abbiamo ancora tempo di fare del bene. Sia lodato Gesù Cristo.